Mentre Laura si prepara, io vi ricordo che stasera in prima serata c'è Prodigi, è la quarta edizione. E l'anno scorso siete stati, come sempre devo dire, quando vi si chiede una mano ne date due, tre, mille. Sarà musica, solidarietà insieme all'UNICEF, soprattutto insieme alle storie di tanti bambini che da tutto il mondo, da alcune parti del mondo arriveranno per esibirsi, perché appunto, ve l'ho già detto prima, i sogni vanno custoditi proprio nei momenti di grande difficoltà. Il mondo è in grande difficoltà, l'UNICEF aiuta bambine e bambini. Noi nel nostro piccolo su Rai 1 insieme a UNICEF daremo vita a Prodigi. Conduce Serena Autieri, applauso, una giuria straordinaria, ospiti, sorprese, talenti, prodigi di tutti i tipi, e soprattutto, di questo ne sono certo, sarà prodigiosa la vostra generosità, come sempre, Prodigi, dopo su Rai 1, grazie, grazie davvero. A dopo con voi, ma adesso subito tutti insieme con voi e con Laura per questa fantastica ghigliottina da 160.000 euro. Pronta, signorina? Sì. La cuffia, grazie. Guardala là, che sorriso fantastico. Laura, prima scelta. La vita è tutta una scelta. Vuoi non scegliere qua la ghigliottina? Prima coppia di parole. Formiche. Cicale. Formiche. Ghigliottina. Ripartiamo dalle cicale. Seconda parola. Sarà partire? O la seconda parola sarà uscire? Partire. Ghigliottina. No, dobbiamo uscire. Terza parola. Montagna oppure mare? Montagna. Ghigliottina. Questa è buona. Foreste. Proteste. Foreste. Ghigliottina. Ripartiamo dalle proteste, cerchiamo di difendere questi 20.000 euro. L'ultima parola. Dai Laura, uno scatto d'intuito fra fragile e piccolo. Fragile. Ghigliottina. Mi dispiace, era piccolo. Allora, per 10.000 euro, pronti a questa ghigliottina? Cicale, uscire, montagna, proteste, piccolo. Un minuto da adesso, Laura, dai, buona fortuna. Prego. Grazie. Campionessa, ci riproviamo. Puoi levarti la cuffia. Ora non hai più bisogno di essere da sola, da sola. Ben arrivate, ben arrivati. Se siete giunti a casa o davanti al televisore nel momento quello che tutti attendono, la sfida con la ghigliottina, col proprio cervello, col proprio intuito, con la propria sapienza. Cicale, uscire, montagna, proteste, piccolo. Per 10.000 euro la nostra campionessa ci riprova.
Ghigliottiniste, ghigliottinisti di tutto il mondo, unitevi, preparatevi. Io vado a levare i sigilli e a guardare soprattutto qual è la parola che questa sera fa vincere, farebbe vincere Laura, che vale 10.000 euro e che si lega perfettamente con cicale, con uscire, con montagna, con proteste e con piccolo. Una sola possibilità hai avuto in testa o ne hai avute alcune e hai scartato? Ne ho avute più d'una, troppe. Troppe. Ma poi ha prevalso canto. Il canto delle cicale. Il canto delle cicale. Era venuto subito. Poi il canto di montagna, mio padre era negli Alpini, era in un coro alpino, sicché... Chi? Mio padre, canto di montagna, ci sta. E il resto è un po' difficile. Un piccolo canto potrebbe essere appunto un canto dei bambini, però un po' stiracchiata. E... canto di proteste. Il canto di proteste, però protesta sarebbe meglio. Canto di proteste sarebbe meglio. E uscire il canto proprio no, lì proprio uscire da un canto, da un cantuccio, ma è un toscanismo, quindi direi di no. Però un canto per uscire anche una forma di ribellione, non lo so. Una forma? Di ribellione, di protesta, un canto per uscire, però francamente la vedo un po'. Mi piace sempre quando la vostra mente si affolla di pensieri e parole. Me ne dici per favore se ti va qualcun'altra di quelle che si sono sfidate nella tua mente con la parola. Fra l'altro canto. Mi è tornato piccolo che ce l'avevo in un'altra ghigliottina. Piccolo? Piccolo sconto, solo perché lei. Nella ghigliottina che ti ha visto vincente, vincitrice, piccolo sconto. Per cui quello mi ha un po' deviato. E le proteste di piazza mi era venuto, però piazza... Piccolo piazza, no? No, sì, sicché... Ma papà era alpino? Diciamo alpino onorario, lui era del Genio perché era un geometra, ma è alpino onorario perché ha cantato nel coro degli alpini, era per tantissimi anni. Bello! Sì... Applauso agli alpini. Sì. Sì. Sono stato sotto le armi, cioè quando li incontro ancora c'è l'emozione di un corpo veramente unico. Sì, sì. No, è che sto con grande imbarazzo, sto cercando il modo più morbido di dirti che siamo andati a... ma no vicini, di più, come dirti, siamo, sai quando, cioè, la prima lettera e l'ultima anzitutto sono le stesse. No. E soprattutto siamo in quel mondo là, ma quando io te lo dirò lo capirai tu. Ate dice, ai 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 signora, ecco. Papà, dico, ti ha aiutato a trovare la parola. Sì. E dovevi insieme a papà fare un ultimo piccolo sforzo, perché i meravigliosi alpini, certo che cantano, un canto degli alpini, ma se proprio noi li invitassimo ci regalerebbero qui, sarebbero qua e ci regalerebbero un... coro! Oh no, cantando un coro anch'io cantavo. Le cicale è vero cantano, ma è un coro di cicale, il classico sottofondo estivo. Uscire dal coro quando magari non ne possiamo più di una situazione, dice ciao a tutti, grazie, è una metafora, è chiaro. Coro di montagna, stiamo parlando dei meravigliosi alpini, di tuo papà, meraviglioso alpino onorario, e dei loro suggestivi cori, che sanno di resistenza, che sanno di voglia di lottare, di vincere, sconfiggere il nemico, proteste, un coro unanime, un coro di proteste. E il piccolo coro ci fa piacere, insieme agli autori che hanno dato piccolo, coro dell'Antoniano di Bologna qualche sera fa, un bellissimo film di Rai 1 per ricordare la figura di Marielle Ventre e di Cino Tortorella, il mago Zurlì. Applauso anche se non abbiamo vinto. Stiamo parlando di figure meravigliose, gli alpini, Marielle Ventre, il coro dell'Antoniano, lo Zecchino d'Oro, il piccolo coro, il coro di proteste, il coro di montagna, uscire dal coro, il coro di cicale, la parola è coro, non è canto. E tutti in coro, diciamo TG1, il coro. E poi ha voglia a cantare i cori a prodigi dopo su Rai 1. Ci rifaremo, ci rifaremo.
Bravo però, bravo.